non potrà chiudere i nostri lavori, bensì dovremo, ci ha chiesto di anticipare cortesemente alle 5:15, quindi vale a dire fra 7 minuti. Quindi Maria Grazia, noi avevamo detto di iniziare con l'intervento di Raffaele Lauro, però poiché abbiamo 5 minuti, forse potremmo far partire i saluti di Antonio Forcella, il segretario generale della Confail, prego, in maniera tale che quando si collegherà il sottosegretario non gli ruberemo altro tempo. Si senta. Allora, gentili signori e signore, sono qui per porgere il saluto della Confail, che ho l'onore e l'onere di guidare come segretario generale, in forza del mandato ricevuto dal Congresso nella nostra assise nazionale di Castellammare di Stabia dell'ottobre scorso. La mia presenza tra voi vuole testimoniare non solo il segno tangibile di una sinergia, ma anche la piena condivisione della vostra azione, che oggi, a nome del Comitato Centrale e della Segreteria Confederale della Confail, voglio qui ribadire per consolidare un rapporto in cui noi abbiamo creduto ed investito. Ne abbiamo parlato diffusamente nel corso del vertice congressuale che ha visto Confail ed un'impresa impegnare un intenso dibattito sulla delicata fase congiunturale che il Paese attraversa. Saluto il segretario generale Raffaele Lauro, l'amico Paolo Longobardi e con loro l'intera dirigenza della compagine di un'impresa. Per noi della Confair siete un punto di riferimento. Dico subito che il tema che affronterete riveste un'importanza centrale nella complessa dinamica che il mondo del lavoro vive dopo i durissimi colpi che la nostra società ha subito per i devastanti effetti pandemici, ora ancora più cruciale per le triste conseguenze che il conflitto ucraino determina sul versante europeo, non solo europeo, ma mondiale. I riflessi del welfare nelle relazioni sindacali e nel Servizio Sanitario Nazionale, lo stesso ruolo della contrattazione di secondo livello e più in generale nel nostro ordinamento, l'iniziativa di mutuo soccorso per il welfare familiare, di cui a breve ascolteremo dagli illustri relatori chiamati a parlarne, sono temi che toccano in maniera profonda il mondo del lavoro e datoriale. Del resto, cari amici, sapete bene che la parola welfare è ormai entrata nel lessico del nostro quotidiano. Con questa espressione, coniata in Gran Bretagna negli anni della Seconda Guerra Mondiale, si voleva indicare appunto quel complesso delle politiche pubbliche messe in atto in uno Stato per intervenire in un'economia di mercato e garantire assistenza e benessere ai lavoratori. Ne deriva a rigore di logica che la realizzazione dello Stato sociale non è solo una reazione alle pressioni del mondo del lavoro, ma deve restare sempre un caposaldo della democrazia di una società. Vero è che si va sempre più diffondendo oggi una nuova sensibilità rispetto a queste tematiche, perché si è compreso che il fattore chiave sta nella messa in atto di una gestione delle risorse umane oculata e flessibile, nonché di strategie di welfare aziendale che in un momento che vede travolti imprese e lavoratori tra forti criticità e difficoltà possano venire incontro alle aziende, migliorando il clima stesso, il benessere aziendale e di conseguenza quella che è la produttività nel medio e nel lungo termine. Questo è un punto cruciale. Per queste ragioni la discussione di oggi ha per noi un valore essenziale che mira a riportare le questioni in un binario percorribile che tenga conto del valore sociale dell'impresa e del ruolo di chi in quell'impresa, a fior del lavoratore, spende le proprie energie, il lavoratore. Ho concluso. Grazie e buoni lavori. Grazie mille Antonio Forcella, segretario generale della Confail. Vorrei spendere alcune parole prima di iniziare il nostro convegno, ma soprattutto prima di dare la parola al sottosegretario Sisto, che dovrebbe apparire in uno di questi video. Mi conferma Maria Grazia? Sì, sì. Perfetto.
Allora vado subito però a presentare coloro che questo pomeriggio animeranno il convegno di Un'impresa. Abbiamo il senatore Raffaele Lauro, segretario generale di Un'impresa, che prenderà la parola subito dopo l'intervento del sottosegretario. Abbiamo Giovanni Assi, consigliere nazionale di Un'impresa, Marco Massarenti, consigliere anche lui nazionale di Un'impresa per la sanità e il welfare, Michele Forlivesi, dottore di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, Luciano Dragonetti, presidente di MBA Mutua. Purtroppo non ci sarà il senatore Tommaso Nannicini perché impegnato in aula, come sapete, per gli appuntamenti di questo inizio settimana sono belli caldi, quindi i senatori sono chiamati al super lavoro già a inizio di settimana. Allora, parleremo di welfare con una frase un po' abusata, spesso si dice, si parte dall'11 settembre, niente sarà più come prima, riferendoci a quel drammatico evento. Ebbene, anche con il Covid possiamo senza dubbio dire niente sarà più come prima, non solo per il triste tributo di vite, per tutto quello che abbiamo passato anche economicamente, ma anche perché ha impattato in maniera fortissima, in maniera, mi verrebbe voglia di dire virulenta, ma forse non sarebbe appropriato, non solo sulla vita, non solo sulla salute, ma anche sul lavoro. Lo smart working, il fenomeno delle grandi dimissioni, sono tutte ricadute della pandemia, e noi oggi, in questo convegno organizzato da Un'impresa, cercheremo di capire qual è l'eredità post-pandemia, che cosa ci lascia il Covid, soprattutto sul versante contrattuale del welfare. Ci sono dei lasciti, tutto sarà come prima, nessuno di noi pensa assolutamente che sarà così, ma allora proviamo un attimo a immaginare quale sarà il futuro dei lavoratori, il futuro contrattuale, una volta che avremo, come dire, smaltito, fatto decantare tutti gli effetti negativi della pandemia. Non so se il sottosegretario Sisto si sta collegando o no? Stiamo telefonando, perfetto. Ottimo. Allora, penso di non spoilerare, come si dice con questa parola bruttissima inglese che però è tanto cara ai nostri adolescenti, alcuni dei temi che andremo a trattare questo pomeriggio. Sicuramente il tema del welfare, come il welfare può essere, come il welfare aziendale, la contrattazione può essere coadiuvante del sistema sanitario nazionale, che tutti noi sappiamo è stato caricato in maniera incredibile durante il Covid. Quindi come gli accordi tra i sindacati, i datori di lavoro, i singoli lavoratori possono alleggerire, come potranno alleggerire il welfare. Altro tema? Posso interrompere? Sì. Allora, il sottosegretario dice che c'è problemi al momento di collegamento alle 17.45, quindi noi adesso andiamo avanti con i lavori. Quando Allora, collegato ci fermiamo. Allora, noi, come diceva Veltroni, serenamente e pacatamente andiamo avanti. Bravo. Senatore Lauro, a lei l'apertura dei lavori. Grazie direttore, che ci onora di nuovo della sua presenza come coordinatore di questo convegno che segue il convegno del 2020, quello sulle riforme strutturali che ha occupato, almeno nella vita di Un'impresa, un momento essenziale, perché quegli atti fondamentali furono pubblicati, furono inviate al governo pro tempore, in piena pandemia, alle forze politiche, ai gruppi parlamentari, ma, caro direttore, il riscontro non è stato, come lei ha accennato in pochi secondi fa, diciamo adeguato, perché Un'impresa in quel convegno fece presente quali erano i nodi da sciogliere preliminarmente sul piano politico, sul piano dell'intesa politica nella maggioranza per poter procedere ad una riforma del fisco, perché le posizioni iniziali anche del secondo governo Conte erano contrastanti.
Non parliamo poi del tema della giustizia e poi il tema attualmente all'attenzione della concorrenza sulla quale l'Europa ci insegue, il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, della semplificazione e così via. Ecco, in quella occasione un'impresa dimostrò di giocare d'anticipo, di avere una visione, diciamo, lucida di quelle che sarebbero state, vero Paolo, le problematiche strutturali da affrontare in questa legislatura. E tuttavia i risultati elettorali di una dannata campagna elettorale del 2018 hanno consegnato alla inconsistenza assoluta questa legislatura attraverso i due governi Conte e, ahimè, anche per l'attività di questo governo. Però resta come documento l'anticipazione, il ruolo che svolge un'impresa. Un'impresa è un'associazione, diciamo, non a livello delle grandi associazioni, ma una sua capacità di intuire le problematiche, ha una sua, diciamo, capacità di organizzarsi e di provvedere, di avere anche tra i suoi rappresentanti ed esponenti persone di grande pregio, di cui alcune oggi saranno relatori su questa tematica. Quindi, di nuovo, un'impresa gioca d'anticipo e si presenta su un tema sollecitato da alcuni consiglieri nazionali, tra i quali Giovanni Assi, Massarenti ed altri, ad affrontare in maniera organica il tema del welfare aziendale. Perché questo tema è essenziale oggi? Perché, come osservano alcuni storici e sociologi, anche dalle fasi più critiche della storia, e credo che questa sia una fase abbastanza difficile da superare per il concorso, per i ritardi, per le crisi finanziarie che ci sono state, per le difficoltà del bilancio, per la debolezza dell'Unione Europea. Credo che il fatto di affrontare questo tema, ma non in termini negativi, ma in termini positivi, e cerco di essere più chiaro. In effetti la pandemia ha dimostrato, tra i danni che ha provocato e che continua a provocare, insieme a quelli derivanti dal conflitto bellico, la pandemia ha dimostrato paradossalmente come bisogna rinnovarsi proprio nel concetto del lavoro, il lavoro come bene aziendale, non solo come nei saggi di economia politica o di macroeconomia, un fattore della produzione, ma il lavoro come bene assoluto. E questo si è dimostrato non solo presso le organizzazioni delle grandi multinazionali o delle grandi imprese, ma proprio nelle piccole e medie imprese, perché lì c'è stato un raccordo diretto tra le dirigenze aziendali e le rappresentanze dei lavoratori, una convergenza innanzitutto nella fase di prevenzione nei confronti dell'epidemia da coronavirus. Questa, non lo voglio chiamare solidarietà, ma questa convergenza ha creato una visione nuova, una concezione nuova del lavoro, che è un bene, naturalmente io lo enfatizzo, un bene sacro, perché l'uomo, al di là di tutte le teorie filosofiche o parafilosofiche dell'Ottocento del tutto superate, diciamo, il lavoro rappresenta un'espressione essenziale dell'uomo. Se questo lavoro si svolge nell'ambito dell'impresa
intesa come comunità di interessi, dove la produttività non viene concepita solo in termini di profitto o di utili o di fatturato, ma viene concepita come produttività che arricchisce, migliora il fattore umano, coinvolge i lavoratori nel destino delle imprese. Allora ne viene fuori addirittura una produttività ancora più significativa, una produttività che è stata realizzata nella storia anche dell'economia e delle politiche industriali da uomini illuminati, penso ai grandi torinesi, ma che nelle piccole e medie imprese riveste una significanza del tutto particolare, perché c'è anche un contatto diretto tra l'imprenditore, la dirigenza, i lavoratori. Ecco, Paolo mi guarda perché so quando lui ci tiene a questa concezione, che fa sì che non vorrei enfatizzare in termini, come dire, diciamo familistici, ma una impresa, piccola impresa, è come una famiglia, ma è più di una famiglia, perché si conoscono tutti, c'è un coinvolgimento delle famiglie, delle problematiche, delle storie che riguardano i singoli e l'insieme dell'azienda. Ecco, direi che la prevenzione contro il Covid, la battaglia che è stata fatta, io ricordo la spinta della Presidente Ferrara, del Presidente Longobardi, del Direttore Generale Lupo Albore, per poter mettersi a disposizione, vi ricordate, del Ministero della Salute, perché non si escludesse la piccola e media impresa da questa mobilitazione, diciamo, organizzativa in termini di prevenzione. Ecco, e quindi cosa voglio dire? Che oggi c'è bisogno di pensare al lavoro, al lavoratore, al bene lavoro in termini nuovi, con una mentalità nuova, con una concezione nuova, se vogliamo uscire dal guado dove ci troviamo. E questa mentalità nuova non deve riguardare solo i singoli lavoratori, i quali sono sempre più disponibili ad avere, accanto a miglioramenti salariari, una serie di benefit, vero Giovanni Assi, una serie di benefit che non debbono essere soltanto la conciliazione tra la capacità di lavorare e la vita privata. Sono benefit che devono riguardare la vita stessa dell'imprenditore nell'azienda. È vero? Ho capito bene dalla tua relazione? Beh, l'ho studiato. Allora, perché diciamo questi benefit che innanzitutto, come sostiene Massarenti, riguardano innanzitutto il bene salute, è il riflesso immediato, è vero, il riflesso immediato che c'è stato proprio in relazione all'epidemia è che il bene salute è diventato non solo un problema privato del lavoratore, ma è diventato un problema dell'azienda, per l'azienda, perché si capiva che se fosse stata pregiudicata a livello, non dico di massa, ma a livello di un numero di addetti, l'azienda stessa poteva morire, non poteva più produrre, non aveva più destino, non aveva più possibilità di crescere. E quindi ascolteremo con grande attenzione, come abbiamo già letto, caro direttore, le relazioni dei nostri relatori, e trarremo poi insieme, se consente, le conclusioni di questo convegno, che come in precedenza faranno parte di un quaderno che sarà inviato anche al governo Draghi, ai capigruppo parlamentari e ai partiti politici, affinché, lo si spera, affinché non si ripresentino alle elezioni dell'anno prossimo, cioè all'appuntamento elettorale del 2023, con le baruffe del 2018, con le chiacchiere inutili del 2019, con le promesse impossibili,
con una demagogia e con un populismo che ha pregiudicato questa legislatura, ma che non può pregiudicare la prossima, perché ci troviamo in una situazione ancora più complessa di quella del passato, perché la situazione del nostro debito pubblico è quella che è, perché le risorse europee che ci arrivano ora dal PNR saranno le ultime risorse disponibili, non sarà così facile ottenere nuove risorse, perché se perdiamo questa possibilità noi andremo in una situazione veramente di tragicità. Proprio, però questo spiraglio di luce, che oggi viene fuori con la prospettiva di un welfare aziendale che possa costituire un modo integrato come uscire dal tunnel attuale, alimenta la nostra speranza. Ecco perché ascolteremo con attenzione tutti, tireremo le conclusioni e io voglio però ringraziare non solo il direttore ma tutti i relatori e voi che siete intervenuti a nome della Presidente Ferrara, del Presidente Longobardi e del Direttore Generale. Grazie, a dopo. Grazie mille, Senatore Lauro. Non so se il... ancora... 17.45. Allora, Giovanni Assi, se lei mi consente, io farei, visto che siamo reduci da un paio di appuntamenti calcistici, farei un primo tempo, no? Poi facciamo nell'intervallo, negli spogliatoi, facciamo entrare il sottosegretario e poi facciamo il secondo tempo con lei, d'accordo? Tanto, perfetto, a lei la parola. Allora sì, credo che diciamo questi due anni caratterizzati dalla pandemia da Covid-19 abbiano segnato un po' la vita di tutti quanti noi sotto tanti punti di vista, sia da un punto di vista sicuramente psicologico, da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista strettamente lavorativo. Quindi tutti quanti noi ci siamo un po' interrogati rispetto al senso della vita, del lavoro che improvvisamente ha avuto questo brusco stop, e talvolta diciamo le risposte che sono venute fuori da queste domande hanno portato a un desiderio di cambiamento, perché ci si è resi conto effettivamente che quello che si stava facendo in quel momento non era probabilmente in linea con quelle che erano le ambizioni e le aspettative di ciascuno di noi, e quindi improvvisamente si è spenta la luce da un punto di vista Covid, ma dentro di noi, dentro alcuni di noi, si è aperto un altro mondo. Abbiamo avuto tempo per riflettere, purtroppo per pensarci. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che molti lavoratori, e per lavoratori sta la parola nel senso più ampio, quindi tanto i datori di lavoro quanto i dipendenti, hanno pensato che probabilmente era il momento di lavorare, di andare verso una direzione, quella che gli americani chiamano work-life balance, cioè verso un desiderio, una sensazione di sì lavorare ma attraverso una gratificazione, e dove quell'aspetto di gratificazione comincia ad avere, come diceva il senatore Lauro, l'importanza tanto, quasi tanto quanto l'aspetto retributivo. Bene, qui entra lo strumento del welfare, che devo dire dopo una forte spinta da un punto di vista istituzionale, perché se è vero che il welfare ha le sue radici anni addietro, il welfare aziendale però ha avuto una spinta forte soprattutto a partire dalla legge di bilancio 2016, riconfermata poi nella legge di bilancio 2017 e 2018, per poi subire, e qui devo dire quasi diciamo inspiegabilmente, un brusco stop, perché a partire dalla legge di bilancio 2019 in poi di fatto c'è stato un vuoto da questo punto di vista. Bene, nonostante questo, ho fatto questa premessa per farvi comprendere quanto il welfare sia importante, nonostante questa situazione di forte stallo, secondo un recente studio
fatto dal Censis, è venuta fuori una fotografia di un settore in fortissima evoluzione, in aumento non soltanto il numero dei lavoratori coinvolti, ma soprattutto in aumento la consapevolezza di questi lavoratori di quanto lo strumento del welfare possa essere determinante nel migliorare la qualità di vita propria e della propria famiglia. Basti pensare che un lavoratore su due intervistato si è dimostrato disponibile nel scambiare una piccola parte della sua retribuzione con degli strumenti di welfare. E quando parlo di welfare, e questo è un altro aspetto importante, fino a poco tempo fa parlavamo soltanto di grandi aziende, ci immaginavamo l'azienda, la multinazionale, magari presente al nord, e quindi uno strumento di nicchia. Non è più così. Il welfare entra sempre più spesso all'interno delle aziende di piccole e medie dimensioni, e anzi direi che sono proprio state queste aziende di piccole e medie dimensioni che nel momento della pandemia sono state in prima linea nel sostenere i lavoratori e le loro famiglie. Quindi direi c'è stato un ruolo sociale da parte delle nostre imprese, e mi fermo qui perché poi Marco, il dottor Massarenti, su questo sarà più preciso, ma c'è anche un aspetto sociale che poi tratteremo. Bene, oltre il 64% delle PMI ha superato il livello iniziale. In 6 anni le imprese con un livello di welfare elevato sono più che raddoppiate, passando dal 9,7% del 2016 all'attuale 21%. Perché vi do questi numeri? Tornando al discorso principale, sicuramente il welfare è una questione di carattere culturale, ma c'è tanto anche da un punto di vista istituzionale. È uno strumento che deve essere ancora facilitato, è uno strumento che deve ancora ampliare la categoria e deve ampliare soprattutto i beni che rientrano all'interno della stessa per poter dare una nuova accelerata ulteriore rispetto a questo. Bene, in questi due anni ci siamo interrogati su che cosa questa pandemia ci ha tolto, e credo che purtroppo ciò che ha tolto alle nostre imprese, alle nostre famiglie è sotto gli occhi di tutti, ed è direi quasi superfluo parlarne oggi. Però ultimamente il mondo delle imprese si è interrogato invece su che cosa questa pandemia ci ha lasciato, perché il ruolo dell'impresa è questo, è non fermarsi e guardare avanti. Bene, che cosa ci ha lasciato? Sicuramente ha segnato, come diceva nell'intervento iniziale da parte del sindacato, ha segnato una nuova epoca di relazioni sindacali. Credo che quella visione, oserei dire arcaica, che vedeva i lavoratori da una parte e i datori di lavoro dall'altra, tra di loro sempre contrapposti, ciascuno arroccato sulle proprie posizioni, sia ormai da considerarsi definitivamente superata, a vantaggio invece di un sistema di relazioni sindacali fatta di cooperazione, di condivisione, in cui gli attori sono dalla stessa parte, perché poi quando eravamo a casa i consulenti, gli imprenditori, i lavoratori, e quindi quel sistema non c'è più. Un sistema fatto invece di cooperazione, dove il necessario superamento del gioco delle parti vede al centro di tutto la tutela del lavoro, nella sua accezione più nobile, e questo l'interesse comune. Quindi le imprese che devono fare delle scelte, nella consapevolezza che le persone hanno un impatto determinante per le sorti del loro progetto industriale e conseguentemente devono essere attenti a qualsiasi soluzione, anche drastica magari nell'immediato, ma che porti dei benefici futuri, e dall'altra parte il lavoratore con le organizzazioni sindacali che guardino oltre soltanto gli interessi dell'individuo, magari del lavoratore che ha sottoscritto la delega sindacale, ma che invece guardino in prospettiva, magari rinunciando anche loro qualcosa oggi, ma per vedersela restituita in futuro, domani, nell'obiettivo comune. Questo interesse comune delle parti può e deve, se gestito consapevolmente, diventare la chiave di volta per indirizzare percorsi e soluzioni verso il bene collettivo sostenibile. Certo, il contraddittorio è sempre esistito e continuerà ad esistere, guai se non lo fosse, perché le visioni di entrambe le parti sono estremamente positive e portano a correggere il tiro da ambo le parti, ma è un tavolo di valore dove ciascuno si siede e nell'interesse comune del lavoro, nella sua accezione più nobile, porta un contributo senza essere arroccato sulle proprie posizioni. Siamo alle prese con una drammatica evoluzione del lavoro e dell'economia,
e che non è ancora giunta al suo momento più critico. Saltano quotidianamente ancora attività e professioni da un giorno all'altro, cambiano le priorità sociali dei consumatori e si sono conservati per lungo i posti di lavoro solo in virtù di un divieto di licenziare. Per far fronte alle esigenze di breve degli imprenditori sono state attivate anche una serie onerosissima di strumenti messi a disposizione, e qui dobbiamo dare atto al Ministero con tanti sacrifici. Io penso agli strumenti di cash, piuttosto che, ne parlavamo prima col dottor Folivesi, della cassa integrazione concessa quasi ad oltranza con uso e, ahimè, a volte abuso da parte di qualcuno. Ma sono degli strumenti che hanno portato a sostenere dei costi che sono impensabili per il futuro. Non possiamo pensare di andare avanti in questa maniera. Ecco qui, ci sono però al contempo delle prospettive molto concrete di nuovi ingenti investimenti resi disponibili dall'Europa, che possono rilanciare importanti opportunità di crescita per tutti, a partire dalle nuove competenze, dai giovani, dalla trasformazione del lavoro, dal rilancio economico delle attività professionali e imprenditoriali. È un'occasione da non perdere, lo ripetiamo ormai da tempo e questo lo sanno anche i bambini, e perché ciò però accada il modello di relazioni sindacali dovrà farsi trovare pronto e mostrare tutta la sua capacità di dare risposte veloci, concrete e innovative, liberandosi dalla difesa d'oltranza dei vecchi schemi. Questo nuovo modello di relazioni sindacali con al centro il lavoro non ha tempo di essere sperimentato, perché deve muoversi da subito con la stessa discontinuità generata dagli eventi dell'ultimo anno. Durante il periodo pandemico, come dicevo prima, le nostre aziende sono state chiuse e a casa sono rimasti tanto i lavoratori quanto i datori di lavoro, ed è da quell'immagine che dobbiamo ripartire per creare un nuovo sistema di relazioni sindacali. Il punto di partenza, quindi, non può che essere rappresentato dal welfare aziendale e dal benessere psicofisico del lavoratore finalizzato al benessere aziendale. In questo contesto si inserisce anche la diffusione pervasiva del lavoro a distanza per ruoli tecnici e impiegatizi, che di fatto ha sperimentato un nuovo modo di organizzarsi e di lavorare con tecnologie digitali, centrato sull'assegnazione di obiettivi e sul controllo dei risultati, senza la necessità della supervisione continua dei capi. Si tratta di un'esperienza di massa che sta cambiando la cultura organizzativa, il modo di funzionare delle imprese e la stessa concezione del posto e dell'orario di lavoro. L'incremento massivo, come mai prima d'ora, del lavoro da remoto ha determinato uno spostamento del focus dei benefit più propriamente legati alla vita d'ufficio a quelli supporto allo smart working, sempre più richiesta di flessibilità oraria, contributi per utenze e forniture, dotazione di dispositivi mobili e soprattutto assistenza sanitaria. Le aziende devono, e per la verità lo stanno già facendo, pensare a nuove strategie di tutela del benessere dei propri dipendenti tramite nuove tipologie di benefit. Sarà sempre più necessario investire sui propri dipendenti. In un recente studio, condotto da una società leader nei servizi dei HR, il primo dato che emerge è che le priorità dei lavoratori variano in base al paese di appartenenza. Un dato però è chiaro: in tutto il mondo la pandemia ha portato la salute in cima alla lista delle priorità dei lavoratori, che vogliono sentirsi al sicuro. I benefit più richiesti nel post-Covid sono i piani di assicurazione sanitaria familiare, seguiti dal bonus sulle performance individuali e dei pacchetti di assicurazione sanitaria. Per primo, quindi, e questo, su questo argomento poi lascio spazio al dottor Dragonetti, che sarà sicuramente più preciso e andrà più a fondo rispetto a questo tema, però dimostra come effettivamente sono cambiate le priorità dei lavoratori nel post-Covid. Questo interesse comune delle parti può e deve, se gestito consapevolmente, diventare la chiave di volta per indirizzare percorsi e soluzioni verso il bene collettivo sostenibile. Quindi da questo punto di vista diventa fondamentale il comprendere da parte delle aziende quello che è il capitale umano, perché si è capito che le aziende non possono in alcun modo pensare di fare profitto nel medio e nel lungo termine senza investire sul capitale umano. Grazie al PNRR per il nostro paese era prevista una forte crescita in termini di PIL, superiore addirittura al 6% rispetto al 2021. Purtroppo però questa prospettiva è stata ridimensionata anche a causa della guerra tra la Russia e l'Ucraina, che sta impattando su tutta l'Unione Europea e non solo. Le nuove stime parlano per il 2022 di una crescita dimezzata rispetto a quanto previsto in precedenza, una frenata che si inserisce in un contesto economico segnato anche dal forte aumento dell'inflazione, legato soprattutto all'aumento dei costi sull'energia e del gas, che sta impattando in maniera drammatica sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Tutto questo in un paese in cui i salari sono fermi da oltre 20 anni e dove le tasse sul lavoro, seppur in ribasso, sono ancora troppo alte tra i paesi dell'area OCSE.
Si pensi, questo è un dato emblematico, che tra il 2019 e il 2020 il cuneo fiscale in Italia, pur arretrando dal 47,9% al 46%, si attesta ancora di 11,4 punti percentuali sopra la media dei paesi dell'area OCSE, quindi siamo ancora lontanissimi. Siamo il quarto cuneo fiscale più alto tra i paesi dell'area OCSE. Tornando all'Italia, il costo del lavoro del 2020 è di oltre 49.000 euro per ogni singolo lavoratore, anche qui sopra la media OCSE di 45.000 euro, e al contrario abbiamo un salario medio lordo più basso rispetto alla media, abbiamo 37.000 euro contro i 39.188. Tutto questo per dire che cosa? Che la funzione del welfare aziendale gioca un ruolo fondamentale, oltre che nella funzione primaria del benessere psicofisico del lavoratore, anche su quello dell'abbattimento del costo del lavoro, perché erogare ai propri dipendenti in luogo della retribuzione dei servizi di welfare rappresenta un importante risparmio del costo del lavoro. Si pensi che per 1.000 euro data in busta paga al dipendente ne arrivino in tasca allo stesso poco più di 665. L'azienda ne spende quasi 1.300, 1.285. Guardate qual è la differenza che c'è tra quanto l'imprenditore investe per il proprio dipendente e quanto ne entra in tasca nello stesso. Viceversa, se questo premio fosse stato erogato in servizi di welfare, il lavoratore avrebbe incassato 1.000 euro, l'azienda ne avrebbe spese 1.000, quindi nessun carico fiscale, contributivo, né per l'azienda né per il lavoratore. Tutto questo ci porta senza indugio a chiedere al legislatore di riprendere ad investire in questo strumento, che solo apparentemente può rappresentare un costo per le casse dello Stato, ma che in realtà, come vi ho descritto in questa breve relazione, è capace di portare benefici non soltanto alle nostre imprese, non soltanto ai nostri lavoratori, ma a tutta la collettività, di gran lunga superiore rispetto all'investimento richiesto, ed è il motivo per cui noi di un'impresa, al termine di questo bellissimo convegno, abbiamo deciso di presentare una proposta di disegno di legge dove andremo proprio tecnicamente a dare, diciamo, una visione dalla nostra parte per rivedere e per ricominciare a dare spinta a questo fantastico strumento ancora oggi poco utilizzato. Grazie. Grazie mille Giovanni Assi. Siamo ancora in zona Cesarini, vale a dire che abbiamo finito una partita, ne deve cominciare un'altra. Darei senza dubbio la parola al dottor Michele Forlivesi, dottore di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università di Bologna. Qui andiamo nel tecnico, ma al tempo stesso sono sicuro anche nel divulgativo, perché ci spiegherà concretamente da quali basi nasce questo welfare aziendale. Grazie a tutti per l'invito, è un piacere insomma partecipare a questo incontro, quindi di dialogo e confronto, ed è anche un'ottima occasione per confrontarsi con imprese, con esperti, e quindi vi ringrazio. Perfetto. Mi è piaciuta molto nella introduzione del senatore Lauro, dove diceva che il welfare aziendale può essere uno dei vettori, uno dei meccanismi in cui si riscopre il bene lavoro. Io direi la nozione costituzionale di lavoro, quindi quel lavoro che è veramente fattore abilitante di cittadinanza sociale. E perché il welfare aziendale può contribuire a far rispolverare questa nozione di lavoro? Beh, perché il welfare aziendale, se declinato e veicolato dalla contrattazione, migliora e rende strutturale la nozione di retribuzione, allargandola anche non solo a uno scambio monetario, ma allargandola a uno scambio di prestazioni che interessano il benessere del lavoratore. E proprio perché ha questa natura, questo spiega il perché il legislatore nella legge finanziaria del 2016 e poi nel 2017 abbia deciso di scommettere fortemente su questo strumento. Scommettere fortemente su questo strumento perché si è capito che il welfare non solo può avere una natura di migliorare la flessibilità del rapporto di lavoro, quindi non solo può avere una natura non corrispettiva, quindi può impattare sull'organizzazione del lavoro, i turni, la flessibilità oraria, il benessere, ma può costituire anche un'alternativa funzionale a una corrispettività insita al rapporto di lavoro.
Questo spiega perché i due cardini della normativa di incentivo del welfare veicolato dalla contrattazione collettiva agiscono da un lato sull'intesa negoziale, sul paniere di beni selezionati, dall'altra su lo stimolo, l'incentivo, l'invito a convertire il premio di produttività e il premio di risultato in meccanismi di welfare. Welfare che nasce come elargizione liberale su determinati beni monetari, non monetari, individuati dal legislatore. Ora, se viene veicolato dalla contrattazione, ecco che scatta quello che l'ordinamento rende forte, assolutamente interessante a livello giuridico del welfare aziendale, il fatto che sia deducibile al 100% e non imponibile né ai fini fiscali né ai fini previdenziali. Questo che significa? Che la quota parte di produttività o di salario inteso come salario in natura, quindi torniamo un po' alla nozione civilistica dell'articolo 2099,3 del codice civile della retribuzione in natura, quelli che oggi definiremo fringe benefit, ecco, se noi convertiamo questa parte di retribuzione, se noi la convertiamo in beni che sono collegati appunto o al benessere o a prestazioni in natura, non sono imponibili ai fini previdenziali e assistenziali. Questo ha due riflessi molto importanti. Il primo riflesso è innanzitutto che si incentiva a scommettere fortemente sulla produttività senza gravare sul costo del lavoro. Il secondo effetto molto importante è che si sceglie la contrattazione come veicolo privilegiato per creare questo collegamento tra benessere e retribuzione e produttività. E una contrattazione che non conosce divisioni settoriali, quindi che dovrebbe essere uno stimolo a sviluppare la contrattazione, soprattutto la contrattazione decentrata. Sappiamo che uno dei mali endemici del nostro ordinamento è il fatto che la contrattazione si è sviluppata, soprattutto di secondo livello, si è sviluppata a macchia di leopardo e in maniera non uniforme in tutti i settori. È che il welfare aziendale è innanzitutto una promozione, un incentivo, un invito alle imprese a intraprendere anche a livello aziendale meccanismi di contrattazione, ma non un modello di contrattazione qualunque, qui l'ha spiegato benissimo il dottor Assi, una contrattazione che si basa su una concessione collaborativa, partecipativa, non conflittuale delle relazioni sindacali, quindi incentivare giuridicamente il welfare aziendale inteso come convertibilità del premio di produttività e dei beni in accordi di welfare, di beni e servizi, è anche un modo per creare un più forte dialogo e legame tra lavoratori e imprenditore e le loro rappresentanze. E se andiamo velocemente, perché vedo che il sottosegretario è in collegamento, ad analizzare i contenuti su cui si concentra il welfare contrattuale, ora sicuramente la pandemia è stata una prova, un banco di prova importante, perché ha dato una forte consapevolezza della necessità di integrare il welfare pubblico con prestazioni aggiuntive, con prestazioni sociali e con meccanismi di maggior supporto al lavoratore. Ma se noi andiamo a analizzare la banca dati del Ministero del Lavoro, in particolare la banca dati sulla contrattazione, non so se... Non vorrei, è un lavoro sporco, ma qualcuno... Prego, prego, interrompere perché vedo che abbiamo collegato il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Francesco Paolo Sisto. Onorevole, mi sente? Sottosegretario, mi sente? Sì, la sento, eccomi qua. Eccomi qua, sono sicuro che lei non sta guidando, non ci faccia stare in pensiero. No, guardi, assolutamente no. In genere guido altro, non le autovetture. Sono insieme ad un collega che gentilmente mi consente di partecipare a questo autorevolissimo incontro. Benissimo, allora le faccio un brevissimo riepilogo di quello che ci siamo detti, veramente 15 secondi. Guardi, per la verità ho avuto il piacere di poterlo seguire, sia pure indirettamente, però ben venga il riepilogo, prego. Guardi, velocissimamente, due interventi, Giovanni Assi e Forlivesi ci hanno spiegato che cos'è in sostanza questo meccanismo del welfare aziendale, perché, come direbbero gli anglosassoni, è un meccanismo win-win, vale a dire vince il lavoratore,
ma vince anche il datore di lavoro. Però non voglio assolutamente rubarle spazio, a lei la parola, sottosegretario. Innanzitutto grazie per questo invito e mi spiace moltissimo di non poter essere in presenza, ma diciamo impegni istituzionali veramente insopprimibili, perché la mia gioia sarebbe stata quella di poter direttamente live, come si suol dire, percepire anche l'humus di questo incontro, al di là dei contenuti di dubbia qualità che gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato. Diciamoci la verità, entrando subito in media stress, che non c'è dubbio che quello che è accaduto con riferimento al post-Covid-19 è un fenomeno drammaticamente interessante, sia dal punto di vista degli effetti patologici, soprattutto per la capacità che ha avuto il Paese di individuare dei rimedi che possano in qualche maniera restituire quello smalto che senza responsabilità di alcuno abbiamo purtroppo e drammaticamente perso, soprattutto, ve lo assicuro, in un meridione che ha pagato in modo particolarmente esoso le conseguenze di questa pandemia. Ma come il governo ha inteso reagire? Ovviamente non dirò nulla sulla saggezza che ha contraddistinto l'attesa dei responsi del comitato scientifico per poter intervenire anche su settori economici, perché parliamoci chiaro, la necessità di salvaguardare la salute, l'articolo 32 della Costituzione dei cittadini, ha avuto influenze anche sugli strumenti economici che sono stati individuati. Ma a me piace citare un provvedimento che io trovo assolutamente straordinario, sia pur nato nella difficoltà, nel bisogno, ma molto spesso lo stato di bisogno acuisce la capacità persuasiva di determinate scelte, anche con fenomeni di eterogenesi dei fini, laddove si parte magari per neutralizzare i rischi e poi si semina perché si possano raccogliere dei frutti disperatamente importanti. Mi riferisco al decreto legge 118 del 2021, le misure urgenti in materia di crisi di impresa e soprattutto il tentativo di comporre questo momento drammatico della crisi imprenditoriale. Bene, questo provvedimento ha un solo significato, direi fondamentale, direi quasi, come posso dire, simbolico, di esempio, un cambiamento di rotta che finalmente nel nostro Paese comincia a prendere piede. Cioè l'impresa non è più una sorta di bersaglio, di punching ball, di irregolarità, verifiche, di presunzioni, di illiceità più o meno, diciamo così, formali e o sostanziali, oppure più formali che sostanziali, ma diventa una parte del respiro pubblicistico, economico del nostro Paese. Diventa bene da salvaguardare e da proteggere per ripartire in grande stile, sia sotto il profilo della ripresa puramente economica, ma soprattutto come, diciamo così, collaboratore nell'ambito di una legalità imprenditoriale. L'impresa diventa un partner decisivo perché l'economia legale possa riprendersi quello che il Covid le ha tolto. Ecco, io credo che questo è un passaggio assolutamente epocale. Direi che gran parte del diritto penale dell'economia nasce da questa presunzione di irregolarità, qualche volta di illiceità, delle attività imprenditoriali. Un sospetto che si manifesta molto spesso con delle contestazioni di carattere puramente formale, che però hanno un valore immenso. Si pensi per esempio a tutte le contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro, materia di cui io mi occupo, si pensi a quelle in tema societario, a quelle in tema fiscale, cioè laddove chi più ne ha più ne metta. E l'impresa sostanzialmente diventa un luogo amato perché soprattutto le sanzioni paralisi, cioè quelle che ostacolano il percorso diciamo corretto di una crescita imprenditoriale, possano spiegarsi tutta la loro patologica efficacia. Questo è un provvedimento che invece cambia la rotta. L'impresa in difficoltà ha delle opportunità che possono diventare addirittura un vantaggio. E questa crisi che diventa opportunità e diventa vantaggio la si raggiunge mediante il blocco di determinati strumenti aggressivi dell'impresa. Eravamo abituati ad un'impresa che se va in difficoltà probabilmente sull'orlo del baratro, ma lentamente, inesorabilmente si avvia verso il baratro
cioè le chance di ripresa, non hanno mai avuto una matrice pubblicistica così marcata con un veicolo importante, gli esperti. Cioè il veicolo di questa chance importante sono i professionisti. Allora c'è un doppio beneficio, non soltanto il cambiamento dell'impresa, che da essere luogo di sospetto diventa luogo di protezione, bene da proteggere, ma il professionista da essere strumento per la difesa dell'impresa con sospetto di illiceità o irregolarità diventa uno strumento di, come posso dire, conversione della patologia in fisiologia e addirittura, ripeto, in vantaggio. Questo grande impatto per i professionisti che mettono a frutto, secondo logiche meritocratiche, qui c'è stata nel governo, nei lavori preparatori di questo provvedimento, grande fibrillazione nel tentativo di individuare quelle che fossero le migliori modalità per selezionare i professionisti. Beh, io direi che probabilmente ci siamo riusciti. Cioè, l'attuale situazione vede sia avvocati che commercialisti in qualche modo messi in condizioni di poter spiegare tutte le loro qualità personali e professionali per poter raggiungere questo importante obiettivo. Il rapporto sulle libere professioni del 2021 disegna un mondo delle professioni che trova nella caduta libera del PIL un motivo ulteriore per poter essere impegnato in modo assolutamente, direi, deciso. Il calo occupazionale, la diminuzione degli stessi liberi professionisti, ma con una sorta di privilegio ovviamente virtuale per le regioni del nord e per alcune regioni del sud, ma il centro-sud, Sardegna, Basilicata, Sicilia, Abruzzo, Puglia e Lazio si vedono meno colpite dagli effetti della pandemia sul piano dei professionisti. Beh, è evidente che il 2020 è stato l'annus horribilis da questo punto di vista, con una grande battuta di arresto, ma il 118 del 2021, unitamente al decreto legge 80 del 2021, quello che ha introdotto misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per realizzare il PNRR con importanti semplificazioni amministrative, è comunque un terzo pilastro importante per l'assetto normativo preordinato all'attuazione del piano. I percorsi sono più rapidi, trasparenti, rigorosi, per reclutare personale con competenze tecniche e professionali da coinvolgere nella gestione dei progetti. E qui l'articolo 10 del decreto legge 44 del 2021, le modalità semplificate per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato, costituisce una cartina al tornasole importante per dare, diciamo così, contezza di questi interventi. Ma credo che da questo punto di vista la giustizia non è stata ferma, perché io considero di sistema a quelle riforme strettamente indirizzate ad accompagnare la necessità di un welfare post-Covid condiviso, il win-win, come veniva efficacemente detto dal mio introducer, le riforme della giustizia. Qui parliamoci chiaro, diceva Satta che un diritto che arriva troppo tardi è un diritto negato, e lo è. È un diritto che arriva troppo tardi, è un diritto negato, è un diritto che certamente blocca la crescita dell'impresa. Allora, velocizzare il processo penale, il processo civile, adesso il processo tributario, si pensi quanto è importante il processo tributario. Noi siamo di fronte al 54% dell'arretrato della Cassazione che ha la sua matrice i processi tributari, fissati a 7-8 anni di distanza dall'oggetto del contendere, quindi sostanzialmente quando l'impresa potrebbe già essere passata nell'aldilà dal punto di vista della capacità e della efficacia e dello stare sul mercato. Allora diciamo che il PNRR in qualche modo ha stimolato una serie di riforme, anche qui con una eterogenesi di fini, si è partiti da riforme economiche o nate da matrici economiche per scrivere delle buone riforme che in qualche modo, rivitalizzando i principi costituzionali, potessero accompagnare nell'era post-Covid una ripresa che, ripeto, non può essere di un settore, ma può essere di un settore se una ripresa assolutamente di sistema. Questo ha cercato di fare il governo. Il sistema della ripresa, o se volete, una ripresa di sistema in cui la giustizia gioca un ruolo assolutamente decisivo, di accompagnamento necessario con le regole dell'economia, dello sviluppo dell'economia, in una sorta di, come posso dire, e commerciale che lega
diritto ed economia in modo inscindibile e finalmente dinamico. Non c'è più un diritto penale dell'economia, un diritto civile dell'economia, ma c'è un percorso condiviso, parallelo, dinamicamente scandito da due partner che in questo viaggio possono fare la differenza per il futuro del Paese. Da questo punto di vista mi sembra che il Ministero della Giustizia, ma il Governo in cui il Ministero della Giustizia si colloca, sono perfettamente in condizioni di garantire la sicurezza di questo percorso e di accompagnare il mondo dell'economia con una pretesa, l'umiltà della disponibilità al cambiamento. Nessuno scambi queste riforme come riforme monumentali scritte nella roccia. È un work in progress continuo, esattamente come quello che è sotto i nostri occhi. L'economia cambia con grande rapidità, come tutto ormai nella nostra epoca. Il diritto deve essere pronto con strumenti normativi rapidi a introdursi in questa rapidità di cambiamento con la rapidità del rimedio. Ecco, in questo virtuoso scambio di, come posso dire, estemporaneità ragionevoli e colte, che fanno della competenza e del gesto rapido, non istintivo, non teso alla, come posso dire, al beneficio immediato, ai like sui social, per usare un'espressione di moda, ma teso ad una progettualità pronta ad una dinamica, credo che ci sia uno dei pochi aspetti davvero positivi dell'era del post-Covid in cui abbiamo imparato a ragionare nell'emergenza, ma non in modo emergenziale. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, sottosegretario, per il suo intervento. Grazie mille, le auguro buon lavoro. Ha sentito l'applauso della sala. A questo punto, dottor Forlivesi, l'abbiamo interrotta in maniera brutale, me ne scuso. E mi dispiace molto. Ma per cause di forza maggiori, a lei di nuovo la parola per la conclusione del suo intervento. Grazie, ringrazio anche il sottosegretario perché ha chiuso con un messaggio molto importante, ossia che il diritto deve essere pronto a cogliere i cambiamenti della realtà. Ecco, aggiungerei che il diritto certamente deve essere pronto, ma chi è lo specchio della realtà che viviamo o ambisce a esserle sicuramente la contrattazione. Quindi al pari del diritto la contrattazione deve essere capace di evolversi e di adeguarsi alla realtà. Proprio per questo, se è vero che il nostro quadro normativo è certamente da migliorare, però come ho provato a illustrare prima, già dà una buona base, un buon terreno su cui innestare la contrattazione collettiva, in particolare la contrattazione collettiva di secondo livello. Contrattazione collettiva di secondo livello che però è ancora troppo debole nel nostro ordinamento ed è debole per ragioni storiche, strutturali e anche di composizione del tessuto imprenditoriale. E sappiamo benissimo che la rappresentanza in azienda da cui si dà poi il via alla contrattazione aziendale è per le imprese di medie e grandi dimensioni con organici superiori a 15, quindi la miriade di piccole e piccolissime imprese, se vuole accedere a meccanismi diciamo decentrati di contrattazione, deve appeggiarsi su meccanismi territoriali di contrattazione. Ora, questo, se è vero che partiamo da questo dato di debolezza, dall'altro però dove c'è la contrattazione aziendale, una contrattazione di qualità. Prima quando insomma, ho interrotto il mio intervento vi stavo illustrando quelli che sono i dati dell'ultimo monitoraggio del deposito dei contratti sulla contrattazione aziendale del Ministero del Lavoro. Se è vero che rispetto agli anni pre-pandemia abbiamo una tendenziale diminuzione del numero di contratti depositati certificati perché siamo passati da 14.000 a 8.000, il dato che volevo qui rilevare e stressare è il fatto che di questi 8.000 ben 4.700 contengono accordi di welfare contrattuale. Accordi di welfare contrattuale che si declinano nei due grandi filoni che vi ho illustrato, conversione del premio di produttività e benessere e benefit negoziati direttamente col sindacato. Ecco, io credo che questa sia la strada, perché se andiamo a analizzare i contenuti di questi accordi, sono proprio quelli che illustrati e percepiti anche dalla vostra indagine. Perché se è vero che prevalgono ancora i beni intesi come buoni carburante, buoni benzina, carte acquisto, buoni pasti, perché sono beni immediatamente più percepibili dal lavoratore come
alternativa, sostituto funzionale a una a parte della retribuzione, sono in netta crescita la previdenza complementare, la previdenza sanitaria e soprattutto le prestazioni sociali assistenziali, con una grandissima tendenza a un collegamento delle prestazioni sanitarie legate soprattutto all'integrazione delle misure legate alla pandemia. Ora, questo secondo me dà bene il polso di come il welfare contrattuale, se veicolato dalla contrattazione, è certamente uno strumento che migliora la qualità della vita del lavoratore, rende percepibile, maggiormente percepibile e desiderabile una retribuzione integrata con meccanismi di benessere e non grava sul costo del lavoro alle imprese. Ora, io credo che il welfare aziendale dunque sia la cartina di tornasole con cui noi possiamo incentivare e invitare gli attori sociali a contrattare, a utilizzare una buona contrattazione, una contrattazione di qualità, perché solo la contrattazione, una buona contrattazione, garantisce tutela del reddito e del potere d'acquisto dei lavoratori, produttività in un'ottica di competizione e di assoluta efficienza dell'impresa. Grazie. Grazie mille, dottor Forlivesi. Io chiedo un attimo di pazienza ai nostri due relatori, perché io so che il dottor Forlivesi ci deve lasciare appunto perché ha un impegno col ministro, quindi lei non potrà partecipare al breve scambio che ci faremo al termine della tavola rotonda, però le devo fare una domanda. Uno dei problemi principali, se non il problema principale per i lavoratori, è l'inflazione, quindi la tenuta del potere d'acquisto dei salari. Secondo lei il welfare contrattuale può venire in aiuto alla perdita del potere d'acquisto? Se sì, come? Rispondo con una battuta, direi certamente sì, soprattutto se veicolato come welfare sostitutivo della produttività. Ora, noi sappiamo che il fatto che sia completamente deducibile, quindi non imponibile né ai fini fiscali né ai fini previdenziali, può certamente costituire un aumento salariale, seppur sotto forma di alternativa rispetto alla retribuzione monetaria, molto più percepibile rispetto a un piccolo aumento in busta paga. Ricordiamoci anche che, anche nella sua versione unilaterale, il welfare aziendale contiene un paniere di beni e servizi che può essere liberamente erogato. Qui le strade sono due: alzare il tetto, perché i 280 euro che attualmente sono previsti sono pochi, tant'è che durante la pandemia è stato portato a 516, e come diceva giustamente il consigliere Assi, allargare il paniere, perché più il paniere è completo, quindi imparare dalla contrattazione, imparare da quelli che sono i beni negoziati, aggiornare il paniere e dare ai lavoratori effettivamente le alternative di benessere, di beni che sono alternativi e anche più desiderabili di piccoli incrementi salariali. Quindi questo, tanto per essere chiari, spesso nelle aziende si sentono alcuni lavoratori che dicono: ma io non faccio gli straordinari perché facendo più straordinari addirittura vado oltre lo scaglione e andrei a pagare più tasse rispetto a che non li facessi. Anche questo può essere un escamotage. Assolutamente, perché non essendo computabile nel reddito soggetto a imposizione fiscale, questo può essere un modo per accrescere il reddito senza scalare lo scaglione. Chiarissimo, penso che è cristallino. Grazie mille, dottor Forlivesi. Adesso andiamo a vedere come il welfare aziendale può servire non solo al singolo lavoratore, ma in un'ottica più generale potrebbe addirittura alleggerire il carico del Servizio Sanitario Nazionale, che tutti noi sappiamo durante la pandemia è stato sottoposto ad un fortissimo stress. Marco Massarenti, consigliere nazionale di Unimpresa per Sanità e Welfare, a lei la parola. Buonasera a tutti e ringrazio i relatori che mi hanno preceduto per le pregevoli relazioni. E penso che proprio i servizi sono il punto di forza del welfare sanitario. Sono davvero felice e onorato che questo tema, promosso già in passato da un'impresa, cioè il legame tra welfare aziendale e Servizio Sanitario Nazionale, possa essere trattato in un luogo istituzionale, in un momento storico nel quale risulta di grande attualità. Un vecchio adagio cinese che fa sorridere, ma che calza a pennello in questa occasione, recita: siamo solo in due e tu vuoi correre al centro. Già, perché il rischio che spesso si è corso affrontando questo capitolo,
la contrapposizione tra due pilastri della vita lavorativa e sociale dell'individuo, quello professionale strutturato e quello sanitario, che non registrano nessun vincitore, nessuno al centro proprio per la loro attuale natura, essendo entrambi dei comprimari. Siamo in un periodo di grandi cambiamenti, sia operativi che culturali, per cui c'è bisogno di creatività e di innovazione per un futuro adeguato. Perché le prospettive della nostra società possano anche per il benessere dei lavoratori, in tutto ciò il welfare sanitario aziendale gioca e giocherà un ruolo centrale. Uno dei dati incoraggianti emerso dalla nostra survey, spiega Matilde Marandola, presidente IDP, è che nonostante l'emergenza, come dicevi te Giovanni, il welfare sono proseguiti regolarmente nella maggior parte delle aziende con una richiesta di crescita dei servizi legati all'assistenza sanitaria. Dunque, più incentivi per la sanità in busta paga, assieme ad una maggiore attenzione al lavoro flessibile e nel tempo libero. A noi interessa il primo dato che fotografa le prospettive del welfare. Con il Covid emerge dunque uno spostamento delle priorità dei lavoratori verso l'assistenza sanitaria e la tecnologia necessaria per DAD dei nostri figli. Secondo la sesta edizione del rapporto Index PMI 2021, promosso da Generali Italia, il 92,2% delle imprese ha indicato la salute e la sicurezza dei lavoratori come valori centrali dell'azienda e il 22% di loro ha già studiato iniziative ad hoc per lavoratori e familiari. Durante la pandemia, le imprese hanno attivato iniziative in ambito sanitario dei servizi diagnostici per il Covid, il 43,8%, alle nuove assicurazioni sanitarie, il 25,7%. Ma aumentano anche le iniziative per favorire la conciliazione vita-lavoro della flessibilità oraria, il 35,8%, agli aiuti per gestire figli e anziani, il 7%. In questo nuovo contesto, ancora caratterizzato dal Covid-19, è sotto gli occhi di tutti come le imprese abbiano agito come soggetto sociale, oltre che economico e di mercato, per la loro diffusione sul territorio e per la vicinanza ai lavoratori e alle famiglie, dando vita a quello che può essere definito un nuovo welfare di comunità. La sfida, oggi come ripetuto più volte anche dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, è coordinare in maniera importante e strutturata il welfare pubblico e quello privato. Quest'ultimo risulta ancora più importante nell'ambito sanitario. Si tratta di una vera sfida e qui tocchiamo forse le note più dolenti, pensando al fatto che non solo in Italia, ma da noi con maggiore incidenza, il sistema sanitario è stato sottoposto a riforme che hanno avuto come obiettivo la razionalizzazione delle risorse e il contenimento della spesa. Si è creata così una serie di innumerevoli problematiche che l'avvento del Covid ha fatto emergere, lasciando dietro di sé una scia di problemi incalcolabili. Da qui nasce la proposta di un'impresa, che non è la scoperta del secolo, basti solo pensare quanto il ramo assicurativo stia entrando nelle aziende, ma desideriamo coinvolgere e porre attenzione al legislatore per evitare la spesa out of the pocket, ossia la spesa privata delle famiglie. Lavoro nel settore sanitario, privato, osservo, ascolto chi viene da me per farsi curare. Capita a volte che un'azienda metta a disposizione dei propri dipendenti il welfare ed essi possono scegliere in base alla loro patologia che hanno dove andare a curarsi. Ci sono invece dipendenti che preferirebbero scambiare quel welfare in altri benefit, come ad esempio comprarsi un cellulare o altri dispositivi elettronici. A questo punto rifletto su come sia possibile aiutare le nostre famiglie, perché nessuno di noi vive sulla Luna, ma tocca con mano le difficoltà quotidiane, soprattutto in caso di visite mediche da effettuare. Se sono a pagamento nessun problema, ma chi non ha la possibilità economica è costretto ad aspettare lunghe liste d'attesa. Questa è la dura realtà. La pandemia ci ha insegnato quanto possa essere piccolo il mondo. I soldi non possono comprare una migliore cura per sopravvivere, perché siamo tutti sulla stessa barca. Per questo motivo la sanità privata, se ben organizzata,
può fare la differenza. Come un'impresa, grazie anche alla Federazione Sanità, stiamo lavorando in tal senso per supportare le nostre aziende associate a diventare più efficienti per essere di sostegno al sistema sanitario nazionale. Un'impresa ha stipulato una convenzione con MBA Cassa Mutua per la gestione del fondo di sanità integrativa, sia per i lavoratori dipendenti che per i possessori di partita IVA. I fondi sanitari integrativi intervengono proprio per rispondere a queste due criticità, perché offrono una copertura totale o parziale delle spese medico-sanitarie sostenute dal cittadino che si rivolge alla struttura più vicina a casa oppure a quella che gli dà l'appuntamento più celermente. Da operatore sanitario mi domando come possano convivere la contrazione delle risorse pubbliche per le politiche di welfare e dall'altro l'intensificarsi della richiesta dei servizi causa dalle profonde trasformazioni demografiche, economiche e sociali che hanno interessato il nostro Paese. Inoltre, nella mia professione non rivolgo la mia attenzione soltanto alla diffusione dei servizi di welfare aziendale, ma anche alla qualità degli stessi. Certamente gli argomenti e le tematiche sono molto ampi e complessi per discuterne in questa sede, ma è necessario trovare il futuro modello che metta al centro i bisogni del lavoratore, del dipendente e del cittadino. In questa prospettiva, dopo anni in cui la rete dei servizi sanitari è stata sottofinanziata, credo sia giunto il momento di tornare a investire nel welfare aziendale, trasferendo, se necessario, quelle risorse come i sussidi economici in servizi alla persona, costruendo delle filiere. Va ripensato un nuovo modello nel quale il dipendente abbia la consapevolezza di avere un valido aiuto per il mantenimento della sua salute. Questo creerebbe una forma di fidelizzazione nei confronti dell'azienda che lo farebbero sentire sicuro e tutelato. I dipendenti felici e soddisfatti sono la sicurezza per l'azienda. Un'azienda che vuole dimostrare di tutelare il benessere dei propri lavoratori non può fare a meno di investire in misure di welfare sanitario, ma soprattutto il Servizio Sanitario Nazionale, tornando alla relazione tra queste due realtà, ha l'interesse che i suoi cittadini possano prevenire e curarsi nel miglior modo possibile. Il welfare sanitario ci può consentire di raggiungere una collaborazione pubblico-privato sfruttando maggiormente i settori come la telemedicina, il teleconsulto, la telediagnosi, visite specialistiche, la diagnostica per immagini, promuovendo cioè la cultura della prevenzione e facendo screening, con ciò sollevando la pressione della richiesta sulle strutture del servizio sanitario, dando la possibilità a tutti di poter fare prevenzione. Ciò significherebbe individuare precocemente le patologie che, al contrario, potrebbero diventare croniche, diventando un onere molto costoso per il Servizio Sanitario Nazionale. È proprio per questo che, alleggerendo la pressione sul sistema sanitario nazionale, nel giro di pochi anni si potrebbe avere la possibilità di potenziare tutto ciò che riguarda il pronto soccorso, l'interventistica operatoria, il miglioramento dello sviluppo assistenziale della cronicità, gli anziani. Infine, pensare che i lavoratori siano interessati solo alla componente economica nella valutazione di un'offerta di lavoro o del lavoro presso una determinata impresa rappresenta un punto di vista arcaico e limitato, perché il welfare aziendale ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche economico-sociali, facendo emergere aspetti in precedenza ignoranti. Il Covid-19 ha cambiato gli orizzonti. L'azienda ha focalizzato molto la sua attenzione sulle persone. Basti pensare alle fasi di campagna vaccinale che si è estesa ai luoghi di lavoro. Abbiamo visto l'azienda diventare non solo un luogo di prestazione professionale, ma anche un contesto di cura e di nuova protezione delle persone. Questo va fatto presente al legislatore nel formulare proposte, di questo dovranno tenere conto coloro che redigeranno i cambiamenti strutturali dell'economia globale, chi deve ridefinire la priorità della società e modelli di business
dell'Agenda 2030 dell'ONU per le aziende. Concludo con un invito tratto da un intervento dell'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi fatto nel 2013, che dice: è necessario adeguare il modello di welfare ai mutamenti richiesti dalle dinamiche demografiche e dal nuovo contesto competitivo globale. Occorre farlo per diminuire la disoccupazione giovanile, per aumentare i consumi e per preservare l'essenza stessa del welfare. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Marco Massarenti per la sua relazione. Grazie dottor Ferrivesi per essere rimasto con noi. Grazie mille. Grazie Massarenti per questo suo contributo. Andiamo però a vedere la controparte del welfare aziendale, o meglio, non proprio la controparte, ma la terza parte, che sono i soggetti, che siano essi mutui, assicurazioni o entità varie, che forniscono questo tipo di servizi di welfare. Abbiamo con noi Luciano Dragonetti, presidente di MBA Mutua, che ha citato anche Massarenti. A lei la parola. Grazie dottore per la parola, e comincio nel ringraziare innanzitutto la Unimpresa per questa possibilità che va a dare visibilità ad un qualcosa di importante, a mio avviso. Ho avuto il privilegio di sentire tutti e di sentire quanta competenza ci sia intorno al mondo del welfare aziendale, ma soprattutto quanta voglia ci sia di costruire qualcosa di molto innovativo. Io della parola welfare apprezzo molto le ultime quattro lettere, che è fare. Mi piace molto, è un'indicazione dell'azione, è un qualcosa che caratterizza persone che hanno un indirizzo ben preciso. C'era una frase del dottor Lauro in apertura che mi ha colpito. Il lavoro è un bene assoluto. Ecco, il lavoro è un privilegio, è veramente un bene forte ed è anche una grande fonte di educazione. Un lavoratore passa 8 ore al giorno su 24, un terzo della propria giornata. Se l'ambiente di lavoro è un ambiente sano, lui riceve influenze che hanno ripercussioni sociali e civili. Se un ambiente non è sano, queste ripercussioni allo stesso tempo arrivano. Quindi vi è una responsabilità che va oltre la giurisprudenza, oltre la contrattazione, ma è che è legata molto all'atteggiamento con cui le imprese si rapportano al welfare. La scelta del mutuo soccorso è una scelta importante, è una scelta di continuità valoriale però. Quello che appunto abbiamo raccontato, l'accordo tra un'impresa e Mutuo MBA, che non è il mio compito in questo momento decantare che cosa si occupa, mi interessa veramente questa scelta, la scelta del mutuo soccorso, che rappresenta la storia del welfare da oltre 200 anni, dalle società operaie di mutuo soccorso, dalle casse di assistenza. È nata una evoluzione, sono arrivate le conquiste di Stato, sono arrivate le scuole di formazione, sono arrivate i gruppi d'acquisto, è nato veramente tutto di questo paese. E ancora una volta, quando il dottor Lauro ha trasferito a un prossimo futuro elettorale la responsabilità, credo che di tutto questo bisogna tener conto, perché occorre creare, e qui la politica non può perdere l'occasione di creare una connessione di continuità appunto tra il mondo del lavoro e quello delle pensioni, tra il mondo della salute e quello della previdenza. La salute rappresenta il presente, ecco perché dobbiamo fare, perché la tutela della salute dei lavoratori rappresenta una costruzione di una previdenza più solida. Questo mutuo soccorso, che è fatto di atteggiamento, fatto di valori, di educazione ai valori civici, è anche un tema importante in termini di approccio valoriale. Le società di mutuo soccorso sono enti no profit, ma non sono l'unico ente
nello scenario della sanità integrativa, animato anche da casse e da fondi sanitari, ma sono l'unico ente a cui il legislatore ha demandato il compito di diffondere i valori culturali finalizzati alla prevenzione sanitaria, il che fa delle società di primo soccorso un veicolo illustre e consono per portare questi valori direttamente nel tessuto territoriale dove ci sono poi le imprese e i loro lavoratori. Assi prima ha riportato un dato molto importante: il 73% delle persone sono sensibili alla tutela della salute. È un dato incredibile, importante, se vogliamo animato anche da una spinta culturale nuova, perché il Covid ha portato un'emancipazione culturale verso la salute di almeno 15 anni. Oggi abbiamo giovani adolescenti che parlano di temi della salute che non avrebbero mai affrontato determinati temi, e questa è un'emancipazione che porta comunque a ricercare dei sistemi di protezione. E quando una persona di 50 anni, lavoratore di un'impresa, che non ha il privilegio di avere una contrattazione collettiva, che non ha il privilegio di avere un imprenditore lungimirante che pensa alla sua salute e alla sua previdenza, si affaccia al mercato per chiedere un preventivo di quello che può costare la tutela della salute personale e della sua famiglia, scopre che i costi sono inavvicinabili per una famiglia che vive di stipendio e che deve destinare un buon 20% per la tutela del futuro, quella senza imprevisti, quella per vivere in pensione, perché se ci sono quegli imprevisti comincia a essere ancora più complesso. E allora il welfare aziendale, che arriva invece tramite contratto, che l'obiezione del prezzo la risolve a monte attraverso la contrattazione collettiva, appunto, contratta per migliaia di soci prestazioni, che tradotto significa dare incarico, dare in mandato a un ente di interloquire per garantire accessibilità ai servizi di sanità, integrando correttamente e diligentemente quello che offre il servizio pubblico e quello che può offrire il servizio privato, ma anche quello che può erogare direttamente una società di primo soccorso, per esempio per l'assistenza domiciliare, per la non autosufficienza, temi legati alla longevità di vita, ma che necessariamente devono essere affrontati anche in termini di contrattazione, perché è vero che il rimborso delle spese sanitarie rappresentano l'oggi, ma l'assistenza, la sopravvivenza e la dignità della cura domani devono essere affrontate allo stesso tempo con la stessa intenzione. Ecco, gli effetti del welfare sono veramente importanti. Io ritengo che innanzitutto fare cultura, e questo è un momento culturale, sia fondamentale per poi fare e quindi arrivare all'azione, portare al tavolo delle istituzioni la necessità di mantenere viva l'attenzione di un privilegio dato ai lavoratori fondamentale, che ha anche delle ripercussioni. Ho sentito parlare di salute fisica, salute mentale. Le ripercussioni che porta il welfare nella vita di tutti i giorni sono moltissime, anche a vantaggio per l'imprenditore stesso, perché quando parliamo di aumento della produttività, voglio dire, immaginiamo quella persona che dicevo prima, quel cinquantenne, che di fronte a una spesa di 4.000 euro ha rinunciato magari a una copertura sanitaria, ma se la trova pagata, anche migliore, grazie alla contrattazione collettiva dall'imprenditore. Ma qual è il primo sentimento di riconoscenza che scatta verso quella persona? Essere più fedele, essere più produttivo, essere più motivato, allinearsi magari più velocemente a quelli che sono i valori di quell'azienda. Ecco, è un modo per costruire valori. Ecco perché il welfare aziendale per me è anche un atteggiamento valoriale molto forte e deve essere sostenuto certamente da tutta la prassi giuridica, dalla contrattazione collettiva. E il mutuo soccorso, questo era il mio tema, il mutuo soccorso è veramente l'ente che rappresenta il giusto atteggiamento per promuovere questi valori, per portarli in profondità nei territori, soprattutto per creare quella connessione di cui la politica deve cominciare a interessarsi. Arriva un giorno in cui si va in pensione e tutto quello che io ho costruito durante il lavoro grazie al welfare aziendale
è un livello molto alto, perché ho avuto la copertura sanitaria, ho avuto il mio tenore di vita che era ad un certo punto. Arriva un momento in cui dal mondo del lavoro si esce, la contrattazione magari non può seguirmi perché rispecchia determinati ambiti, ma quella persona da lavoratore rimane persona con la propria famiglia e le proprie esigenze, anzi ha un nuovo compito, quello di occuparsi dei nipoti, dei figli, così come hanno fatto i nostri nonni con noi. Noi non dobbiamo interrompere questo ciclo virtuoso che è stata la forza del nostro paese, quella di aver superato ogni tipo di crisi grazie a questa volontà di ritrovarsi insieme. E allora esistono delle misure. Le società di mutuo soccorso hanno anche questa caratteristica, quella di accogliere, grazie al principio della porta aperta, senza discriminanti, il lavoratore che esce dalla contrattazione collettiva e farlo sentire a casa in una continuità. Non mi prendo altro spazio. Questo era il mio messaggio e ringrazio ancora a tutti per aver dato a me l'opportunità di raccontare quello che gli enti della sanità integrativa, in particolare le società di mutuo soccorso, possono fare in connessione con il welfare aziendale. Grazie a tutti. Grazie, dottor Dragonetti. Visto che ci avviciniamo alla chiusura, abbiamo all'incirca una ventina di minuti, io prego il senatore Lauro se ha la voglia e la pazienza di raggiungerci qua. Dragonetti, allora, lei parlava di storia e di cultura. C'è una cosa che non si può comprare, che è la storia, e lo sappiamo bene noi italiani quando arrivano i cinesi che ci comprano le aziende e assieme alle aziende comprano i marchi, i brevetti, ma spesso comprano anche la storia. Allora, io so che lei ha un bel episodio da raccontarci, perché la storia ce l'ha proprio nella sede, a Formello. Perché? Ok, allora sì, noi abbiamo la storia all'interno della nostra sede perché abbiamo il primo museo sulla storia delle società di mutuo soccorso, il primo museo di gestione di una mutua, quindi privato, una collezione di oltre 600 documenti dal 1830 che raccontano l'evoluzione del nostro paese ed è curioso perché questo museo nasce ancora prima della costituzione della nostra mutua. Noi abbiamo studiato da appassionati del nostro paese, abbiamo studiato su quei documenti e abbiamo costruito una società di mutuo soccorso cercando di analizzare gli andamenti demografici, le abitudini e soprattutto una cosa ci siamo resi conto che è narrata all'interno di quei documenti. Ogni volta che c'è stata una grande crisi, un momento di grave difficoltà, gli italiani hanno ritrovato forza grazie al senso di reciprocità e di sussidiarietà. Valori che non devono essere mai abbandonati e che dovrebbero iniziare, ogni decreto legislativo, ogni legge dovrebbe iniziare e finire con queste parole, reciprocità e sussidiarietà. All'interno delle società di mutuo soccorso questo valore è stato sempre forte, noi l'abbiamo ad appassionati raccolto, all'inizio per costruirci una nostra storia, una nostra cultura. Poi l'abbiamo fatto per senso di identità del paese, perché sinceramente abbiamo cominciato a raccogliere compulsivamente ogni documento che rappresentasse le società di mutuo soccorso, perché a me fa male vedere quei pezzi di storia di proprietà di noi italiani nei mercatini di altri paesi europei, svenduti, quando invece c'è l'anima dei nostri antenati, dei nostri bisnonni, dei nostri nonni. Ecco, allora cerchiamo di intercettarli, portarli all'interno del nostro museo per fargli recuperare la dignità e il decoro necessario. Grazie mille. Allora vorrei leggervi adesso un messaggio che è arrivato dalla senatrice Rossella Accoto, sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali. Saluto tutti i presenti, scrive la senatrice, in Senato e presso la sala capitolare. Ringrazio un'impresa per l'invito ad aprire il convegno odierno e mi scuso per non essere presente di persona a causa di impegni precedentemente assunti. Nonostante ciò, invio questo messaggio di saluto che credo doveroso, vista l'importanza che il tema odierno riveste nel mercato del lavoro italiano e globale. Scusate. Gli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia, scrive la senatrice, e i cambiamenti intercorsi nelle vite dei lavoratori di tutto il mondo hanno modificato profondamente il rapporto tra il datore di lavoro da una parte e i dipendenti o collaboratori che dir si voglia dall'altra. Ci stiamo confrontando, scrive la senatrice,
con un cambiamento radicale da parte dei lavoratori nel modo di rapportarsi con il proprio impiego lavorativo. Ritmi di vita e conciliazione tra lavoro e vita privata sono sempre più importanti per la gran parte dei dipendenti, richieste giustificate e non più trascurabili. Pensare, scrive la senatrice, che ad una prestazione lavorativa si possa corrispondere solamente un salario non basta più. Gli imprenditori, pur provando a porre rimedio a questa novità del tutto inaspettata, si trovano impreparati e sono spesso incapaci di affrontare tale disagio perché non sono ancora abituati a rispondere adeguatamente a tale sfida. In altri contesti lavorativi e realtà diverse dalla nostra, penso, dice, scrive la senatrice, agli Stati Uniti d'America, il concetto esteso di welfare aziendale è ben radicato nel tessuto lavorativo e le aziende investono molto su questo. Non benefit tradizionali come li intendiamo noi, ad esempio l'auto aziendale oppure buoni pasto, ma servizi per migliorare il benessere dei lavoratori, la conciliazione vita-lavoro, la genitorialità e la mobilità delle persone. Le risorse umane sono un patrimonio dell'azienda stessa e investire su di esse è investire sulla crescita futura del proprio business. Questi elementi non devono diventare terreno di scontro tra aziende e lavoratori, ma devono costituire un elemento di riflessione e un'opportunità per creare un mercato del lavoro più sano e capace di trovare al proprio interno gli anticorpi, e ne abbiamo sentito parlare in questi anni di anticorpi, per affrontare i mutamenti in atto e ogni difficoltà futura. Sono sicura, conclude la senatrice, che gli interventi di questo pomeriggio saranno ricchi di spunti interessanti, lo confermiamo, e che contribuiranno al dibattito positivo, attivo ormai da tempo, per il miglioramento del nostro tessuto economico e lavorativo. Concludo augurando la riuscita dell'evento odierno e auspicando future possibilità di incontro. Senatore Lauro, non penso che mancheranno con la senatrice Rossella Accoto, sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali. Allora, facciamo un brevissimo scambio prima di concludere questo nostro proficuo pomeriggio. Io partirei proprio con lei, Giovanni Assi. Secondo lei, c'è bisogno, nell'ambito del welfare aziendale, di una maggiore regolamentazione, come suggeriscono alcune forze politiche proprio in questi mesi, oppure la situazione attuale va già bene così com'è ed è sufficientemente flessibile per soddisfare sia le aziende che i lavoratori e i sindacati? Allora, intanto, noi il mondo del fare, il mondo delle imprese è fatto così, è un po' critico, e io devo esserlo, perché sorrido nel, ho ascoltato tutti gli interventi intanto del consulente del ministro Orlando, il dottor Forlivesi, tra l'altro una persona squisita e preparatissima, e che diceva effettivamente è uno strumento fondamentale. Sento l'intervento del il messaggio del sottosegretario e dice che effettivamente è uno strumento fondamentale, poi mi chiedo perché discutiamo ancora di 250 euro all'anno di ticket spesa, mi chiedo ancora perché parliamo di 3.000 euro all'anno di importo massimo detassabile come welfare, mi chiedo ancora perché ci sono dei limiti reddituali per poter accedere e perché è indispensabile una contrattazione di cui io sono ovviamente fautore, ma vi assicuro che spesso, e qui vedo in sala persone che hanno esperienza anche più di me, a volte ci si trova a dover parlare con parte sindacale, il datore di lavoro è lì che magari vuole sottoscrivere un accordo di welfare e per qualche motivo c'è un sindacato di turno che non si sa per quale ragione per avallare e per firmare l'accordo devi essere lì, andare a fare ore e ore di contrattazione e forse lo firmano. Se tutti siamo d'accordo che questo è lo strumento per poter dare competitività al salario, per ridurre il costo del lavoro, per anche un discorso di natura sociale, perché allora non si riprende, siamo fermi ancora alla legge di bilancio del 2017 e sono passati un bel po' di anni. Quindi la risposta a questo è lo strumento giusto, però come al solito le imprese sono abituate la mattina, dico io, ad alzare la sala cinesca e ad affrontare la quotidianità, quindi andrebbe data una forte accelerata, tutti siamo d'accordo, bisogna spingere in questo strumento, bisogna ritornare ad investire
è, come dicevo, una relazione, però non è un investimento fine a se stesso, e come il dottor Massarenti ci ha ben spiegato, il dottor Dragonetti dall'altra parte, è un investimento che di fatto ritornerà indirettamente anche sulle casse dello Stato con un risparmio da un punto di vista, diciamo, sociale e sanitario. Grazie mille. Marco Massarenti, allora lei lavora in sanità, poi ci racconterà quello che fa nel dettaglio, ci ha parlato di quanto potrebbe essere utile questo sistema del welfare aziendale anche come supporto al Servizio Sanitario Nazionale, però noi saremmo ingenui nel non ammettere che il servizio, che la sanità è un ambito dove girano molti soldi e molti interessi. Dal famoso film di Alberto Sordi, il dottor Guido Terzilli in avanti, tutti noi sappiamo che tra mutue, non mi riferisco alla sua ovviamente, ma tra strutture sanitarie, pubbliche, private, intramenia, extramenia, per chi è competente di queste cose, insomma, interessi ci sono, è bene esserne coscienti. Allora, la domanda che io le faccio è questa, ma l'estensione del welfare aziendale, come strumento che abbiamo sentito oggi pomeriggio conviene a tutti, imprenditori, lavoratori, sindacati, corre il rischio alla fine di pestare i piedi a qualcuno, magari nel Servizio Sanitario Nazionale, oppure, come tutti noi sappiamo, il Servizio Sanitario è gestito a livello regionale, e quindi magari c'è un qualche interesse che noi qui in questa sala non sappiamo a stoppare, a fermare questo meccanismo che abbiamo sentito essere invece virtuoso? Penso che il welfare sanitario sia un punto di forza e un aiuto importante per il Servizio Sanitario Nazionale, anche da un punto di vista politico, perché sappiamo benissimo al giorno d'oggi che ormai abbiamo i pazienti di A e i pazienti B, i pazienti che possono curarsi e i pazienti che non possono curarsi. Purtroppo è la dura realtà, è proprio questa, che chi ha i soldi può curarsi e chi non ha i soldi non può curarsi. E purtroppo tra nord e sud questo aumenta, è ancora di più amplificato. E penso che il fatto di poter accedere al welfare sanitario con dei costi bassissimi, sia per l'azienda che per il dipendente, sia una possibilità fondamentale per creare delle filiere parallele private, naturalmente con un'alta qualità di servizio, con dei prezzi calmierati, che automaticamente qua il governo e chi, il legislatore dovrà intervenire, possa dare la possibilità che tutti coloro che accedono possano usufruire o del Servizio Sanitario Nazionale indistintamente o di quello privato, a seconda delle liste d'attesa. Poi sono del parere che se io ho la possibilità di accedere a un servizio privato con dei tempi di attesa molto ridotti, accedo al servizio privato, lasciando la possibilità a chi non ha il welfare aziendale, dunque il pensionato, i meno abbienti, di poter tranquillamente accedere al Servizio Sanitario Nazionale. E sono convinto che nel giro di pochi anni potremmo abbattere le liste d'attesa notevolmente, in modo tale da poter dare la possibilità a tutti di accedere da una parte all'altra e non potremmo via il lavoro a nessuno, da un punto di vista anche economico. Grazie mille. Allora, senatore Lauro, io vorrei affidare a lei le conclusioni di questo convegno, però, come dire, la vorrei anche sfrugugliare, perché tutti noi sappiamo che la contrattazione aziendale equivale molto spesso alla contrattazione sindacale, quindi i sindacati, noi sappiamo, sono tre, in questi giorni sono anche un po' litigarelli, no? come spesso accade, come spesso è stato in passato, che probabilmente lo sarà anche nel futuro, però insomma il mondo sindacale giustamente, no? È un mondo che si porta dietro anche delle organizzazioni, delle assicurazioni, delle mutue. Allora io le chiedo, il sindacato è un antagonista, un collaboratore? Come vi ponete, soprattutto voi di un'impresa che vi rivolgete ovviamente a strutture medio-piccole dove spesso i sindacati non sono presenti? La sua espressione che i sindacalisti o i sindacati siano litigarelli è molto molto benevola. Da esperto di musica io molto benevola. Ecco, da questo punto di vista può passare. Allora, mi pare che il dottor Assi
ci abbia riportati tutti coi piedi a terra. Il problema delle rappresentanze sindacali ed anche datoriali, al di là di questi esempi che nella contrattazione ha fatto il bravissimo dottor Forlivesi, quasi che da lì possa emergere nella contrattazione, diciamo, crescere questo welfare aziendale, in effetti i sindacati, i grandi, le tre confederazioni e anche le rappresentanze datoriali sono, diciamo, in arretrato, sono vecchie, hanno una mentalità ancora legata al passato. Il fatto che qui abbiamo ascoltato, caro direttore, espressioni come evitare lo scontro, come sedersi a un tavolo che sia partecipativo, è un bellissimo auspicio, ma nei fatti ci sono incrostazioni di interessi. E queste incrostazioni di interessi riguardano anche le grandi confederazioni sindacali, perché all'interno delle confederazioni ci sono, come lei ha fatto, ha arieggiato, per usare un termine musicale, ci sono interessi, ci sono incrostazioni di potere, ci sono benefici, e quindi occorrerebbe una rivoluzione copernicana per riportare, diciamo, una rivoluzione di mentalità alla quale ci ha richiamato Assi. Qui, se non cambia la mentalità da parte di chi rappresenta i lavoratori e spesso lotta solo per i vantaggi di una parte che rappresenta e non di tutta l'insieme lavorativo in termini di welfare, i passi in avanti saranno estremamente difficili, vero Giovanni? Se non, diciamo che loro non ci sono più i tempi di attesa di un tempo, è vero? Questa rivoluzione di mentalità, questa possibilità di lavorare tutto a un disegno comune, visto che tutti ora concordiamo come il welfare aziendale possa essere una via di uscita, una prospettiva, una possibilità, di modo che il lavoratore si senta appartenente all'azienda, che vive il proprio lavoro nell'ambito lavorativo con soddisfazione, con consapevolezza anche del destino dell'impresa, delle sue prospettive, della sua produttività. Cioè il capitale umano ora è diventato centrale. Se qualcosa di buono questa benedetta pandemia ha prodotto è la consapevolezza dell'importanza della salute mentale, della salute della propria famiglia. Quindi io rispondo alla sua domanda non con solo un empito di speranza, ma devo dire che a questo punto deve entrare in gioco la classe politica. Deve entrare in gioco il Parlamento, le forze politiche, devono avere chiare le prospettive che noi dobbiamo affrontare. Se noi aspettiamo che le confederazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, dal più piccolo a quello aziendale, dal più grande a quello medio, cambi mentalità di colpo, noi aspetteremo invano. Non abbiamo più i tempi. Abbiamo pochi mesi dalla fine di questa legislatura. I partiti si devono presentare non più litigando tra di loro, ma devono affrontare i temi chiave per la ripresa del nostro Paese. E allora cominciamo con la legge finanziaria 2023, o no? Cominciamo a chiedere con il disegno di legge che presenterà un'impresa
al governo, al Presidente del Consiglio, al Ministro del Lavoro, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai capigruppi parlamentari, alle forze politiche e sociali che già nella legge finanziaria 2023, dipende anche dagli eventi come si svilupperanno, tra nuovi mediatori politici alla corte del Cremlino, dico, ma sperando che si vada fino alla conclusione di questa legislatura, la legge finanziaria deve ripristinare quelle misure, rafforzarle, che erano state varate nel 2017-2018 e sospese nel 2019. È vero, dottor Assi, o no? Perché se noi non mettiamo un punto fermo su questo, noi arriveremo a una campagna elettorale che sarà una bolgia, ai partiti che arriveranno al confronto completamente in contrasto l'uno con l'altro e con prospettive dinamiche che investono la politica estera del nostro Paese. Voi capite come questo sia un fatto dirimente se una campagna elettorale sarà combattuta non sui problemi concreti. Allora il nostro compito, è vero Presidente, i Presidenti, facciamo questo disegno di legge. Portiamolo all'attenzione del Presidente del Consiglio e a quei soggetti politici e istituzionali che ho citato, ma chiediamo Assi, Massarenti, già misure precise nella legge finanziaria 2023. Se questo convegno riuscisse, anche con gli auspici della sottosegretaria e anche del sottosegretario Sisto, perché hanno detto, ho ascoltato troppe cose interessanti, ma tutte proiettate nel futuro. Io credo che Benedetto Croce, di cui sono un modesto allievo nello storicismo, diceva che le idee camminano sulle gambe degli uomini. E se volessimo citare, vero Giuseppe, Hegel, al quale tu sei legato, io riprendo l'espressione del welfare, del fare, cioè tutto ciò che è reale è razionale. Tutto ciò che non è reale, Paolo Longobardi, non è razionale. Allora noi, e qui concludo, volendo però anche prima di concludere dire quanto mi ha interessato l'intervento di tutti, ma anche questo intervento del dottor Dragonetti. Quando ha detto che alla società di io vengo da una realtà, la penisola sorrentina, che aveva una rete di società operaie. Direi che la storia della mia città è impiantata su due monumenti delle due società operaie, anche nel paese vicino Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Vico, la società operaia era il cuore pulsante della vita sociale. È chiaro che poi ha modificato le sue finalità, ma ancora oggi esercita un ruolo fondamentale sotto il profilo culturale. Quindi quando lei ha detto a noi è stato affidato un compito culturale di diffondere la prevenzione, ma capite questo che cosa significa? Perché quanto più i lavoratori saranno, quel cinquantenne famoso, saranno consapevoli che il proprio destino futuro non può basarsi sulle proprie risorse o sulla propria pensione, ma che si trova di colpo in balia o della pandemia, delle liste d'attesa, delle malattie, dei tumori. Io non so quante persone hanno fatto ricorso a me per avere una spinta per andare avanti con una lista d'attesa, mentre era tutto paralizzato. Ma i costi che non sono sopportabili. Quindi direi che questa sua prospettiva è una prospettiva da seguire, che un'impresa ha sposato, e credo che sia una delle cose più importanti che un'impresa abbia fatto in questi ultimi tempi. Concludo dicendo,
ringraziando voi tutti a nome della Presidenza, che se da questo convegno viene fuori un disegno di legge organico al quale possiamo lavorare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, accompagnando anche la pubblicazione degli atti di questo convegno in un quaderno che curiamo con continuità, direi che l'impegno mio personale, a livello di rapporti istituzionali, è quello di ottenere udienza, perché tutti abbiano la consapevolezza che il problema del welfare aziendale deve trovare ospitalità in termini normativi e in termini finanziari nella legge finanziaria 2023. Grazie. Grazie senatore Lauro. Vorrei ringraziare tutti quelli che l'hanno preceduta, vale a dire Antonio Forcella, Marco Massarenti, consigliere nazionale di un'impresa, Michele Follivesi, non uso l'espressione ci ha lasciato perché è un'espressione che di è sempre, diciamo che è dovuto andare via prima, mettiamola così, però il suo intervento è stato molto interessante. Ringrazio Luciano Dragonetti, presidente di MBA Mutua, l'onorevole Francesco Paolo Sisto che si è collegato veramente on the road, come si suol dire, e soprattutto grazie a Giovanni Assi, consigliere nazionale di un'impresa, e anche a coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo evento. Quindi un applauso a tutti.